I passi sono stati compiuti tutti, rimangono alcuni aspetti comunque importanti, come per esempio l'uscita dalla blacklist. Lei è sempre stato il fautore della necessità di trovare le forme migliori di collaborazione tra i due territori e tra le due realtà. Si può sperare che questo avvenga in tempi molto brevi? Beh, sì, io penso che a breve, avendone parlato anche ieri con il vice ministro Casero, che è responsabile delle finanze, a breve San Marino uscirà dalla blacklist e quindi a quel punto si possono intensificare le relazioni, i lavori fra i due stati e i due territori limitrofi, San Marino, Romagna, le Marche, eccetera, per sulla base della ratifica e sulla base dell'uscita dalla blacklist, costruire relazioni fattive, progetti comuni, nell'interesse comune. Io sono molto fiducioso che si possa a breve fare dei passi in avanti importanti in questo senso. Che cosa serve perché tutte queste buone intenzioni che sono state manifestate a più riprese possano diventare atti concreti? Beh, non soltanto se posso permettermi buone intenzioni, nel senso che abbiamo fatto negli ultimi 6 mesi dei passi in avanti da gigante. Non mi Insomma, riferivo a altre dichiarazioni. quindi io, come dire, registro un clima molto positivo. Noi adesso abbiamo, con la ratifica, uscendo dalla blacklist, creato le basi e poi a quel punto sta, come dire, la capacità, l'abilità, la volontà di tutto costruire dei progetti. Io dico sempre che San Marino con questa scelta si rende trasparente e la trasparenza ha permesso la chiusura degli accordi, però oggi con l'iter finito si può essere trasparenti ma anche nudi e allora nudi non va bene, non si fanno dei passi in avanti. Come che vestito costruire insieme sarà l'oggetto del lavoro futuro. Su questo io credo che San Marino dovrà avere, come dire, sicuramente dovrà avere necessariamente un ruolo attivo, propositivo, cioè sta a San Marino a mettere in campo progetti, proposte, sta a San Marino a trovare una visione giusta sui contenuti di uno sviluppo condiviso con l'Italia. Io posso dire che da parte dell'Italia c'è una grande volontà e grande interesse a fare delle cose insieme. Lei una volta disse San Marino deve decidere che cosa vuol fare da grande. Sì, no, vabbè, ma San Marino l'ha deciso cosa vuol fare da grande, nel senso che noi alcuni anni fa il ragionamento era un paese, adesso non parlo in particolare di San Marino, ma insomma un paese piccolo, come San Marino o come altri paesi, debbono decidere se percorrere la strada del bianca, della trasparenza, la strada nera, non possono certo decidere di stare in un'area grigia. San Marino ha mostrato consapevolezza di non poter stare in un'area grigia, ha scelto di non percorrere la strada nera, ha scelto la strada bianca e questo è un fatto molto positivo. Quindi questo San Marino ha già deciso cosa vuol fare da grande, però fra decidere cosa fare da grande e diventare grande, di mezzo c'è una capacità progettuale che deve essere in primo luogo di San Marino, ma anche di tutti i territori che stanno intorno a San Marino. Sulla questione dell'aeroporto, bisogna passare dalle convenzioni vuote, dalle convenzioni cornice, a decidere quali sono i colori del quadro, cioè quale opportunità di sviluppo, di business costruire per San Marino e per i territori circostanti, così per quanto riguarda le fiere, così per quanto riguarda i centri tecnologici, così per quanto riguarda alcune tipologie contrattuali, così per quanto riguarda la questione delle finanze, delle banche. Cioè, San Marino deve mettere in campo progetti, io penso non progetti generici e generali, ma progetti ancora una volta, lo dicevamo 10 anni fa, di nicchia, perché San Marino è una piccola realtà.
basta intercettare filoni di crescita e di sviluppo internazionali, legittimi, trasparenti, che comportano una grandissima specializzazione in campo finanziario, non in generale, ma in alcune tipologie finanziarie, in alcune tipologie bancarie, in alcune tipologie commerciali, per fare un territorio che è andato in difficoltà, di un territorio che è andato in difficoltà, un territorio ricco, e contribuire alla ricchezza anche dei territori che stanno intorno a San Marino, perché bastano piccole nicchie, però hanno un respiro internazionale per fare grandi cose. Bisogna uscire da una logica, da una cultura di sviluppo generico e generalista, per entrare in una dimensione specialistica di nicchia e particolare in diversi settori, e ripeto, San Marino può riprendere la strada del benessere, della ricchezza, per le generazioni attuali, ma anche per le generazioni future, e questo vale anche per i territori che stanno intorno a San Marino.